Allora, quindi ringrazio nuovamente il dottor Panico, e insomma, vedo che ha suscitato tantissima curiosità e interesse nel pubblico, quindi questo sicuramente è un, insomma, il passaggio, ecco, per dirla in termini vicini a noi psicoanalitico, è avvenuto. E appunto sulla scia del discorso avviato, e quindi sul tema un po' del fallimento, dell'importanza anche del fallimento, del lasciare andare le giovani generazioni al di là del confine genitoriale o comunque sociale, istituzionale, passerei la parola al nostro terzo ospite, che è appunto arrivato, il professore Nicola Donti, che appunto ci parlerà dell'importanza dell'errore e dell'apprendimento in pandemia. Quindi approfondiremo un terzo tema rispetto a quelli sinora visti, quello dell'apprendimento, gli effetti del Covid, ovviamente sull'apprendimento in parte ne abbiamo già discusso, comunque abbiamo già menzionato, si è fatto prima riferimento alla data, e anche insomma l'attenzione tra isolamento e socialità, che ancora oggi un po', diciamo, permane. E quindi lascio adesso la parola per la sua relazione da tutto lo sbagliare e imparare. Giusto due brevi note sul nostro ospite. Nicola Donti è docente a contratto di filosofia e teoria del linguaggio all'Università degli Studi di Perugia, collabora da oltre 15 anni con Mauro Scardovelli, è responsabile della formazione in UNIALEF, laureato in filosofia e trainer in programmazione neurolinguistica umanistica integrata, consulente in comunicazione delle relazioni interpersonali in diverse aziende pubbliche e private, docente esperto anche in ambito sanitario ed educativo, ha realizzato nel 2018 i laboratori di tecniche di comunicazione per docenti e nell'ambito di un progetto del Ministero, appunto medesimi laboratori. Attualmente sta collaborando con il GASDIN, Istituto Pediatrico di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Genova, in un progetto triennale sul miglioramento del benessere organizzativo. Bene, grazie. Purtroppo il microfono è scarico, quindi... Allora parlo... provo a usare la voce? Si sente? Vediamo. Si sente? Si sente. Proviamo. Proviamo. Sì. Pesa poco, vero? No. Sa, prova, 1, 2, 3, prova, non funziona. Non funziona. Non funziona. Allora, facciamo così, che magari provo a usare la voce e mi alzo anche, se me lo concedete, già che non c'è problema del microfono. No, si sente benissimo. Vero? Infatti, si sente bene. Se devo usarlo, io mi adatto, eh? Ho imparato una capacità di adattamento incredibile, dopo il Covid, insomma. Allora, intanto ringrazio l'associazione per avermi invitato, mi scuso con i relatori precedenti perché non ho potuto sentire, ma vi ho sentito a distanza. Uno dei piccoli vantaggi, uno dei grandi vantaggi della tecnologia è quello di consentirci anche per strada, mentre venivo qui, di avervi sentito. Naturalmente il grado di attenzione è infinitamente minore, e questo è il primo problema. Nella didattica a distanza, quello di cui mi sono reso conto è che già in presenza è difficile l'attenzione, quando sei a distanza, mancando la presenza, cioè gli odori, i respiri e tutto il resto del contesto, è molto più facile distrarsi, e quindi l'attenzione si superficializza. Naturalmente io dico sempre che certe problematiche che oggi, come già stato detto, si manifestano con il Covid erano presenti già da prima. Cioè i problemi non è che prima mancavano, ne avevamo in abbondanza, la scuola ne è una evidenza, cioè sembra che il problema della scuola sia la didattica a distanza. Il problema dell'università, la didattica a distanza. Ci sono alcuni studenti che mi dicono: guardi, con lei ci siamo tanto ci siamo accorti della differenza fra didattica a distanza e in presenza, ma con altri docenti la differenza non c'era, cioè anche quando erano in presenza in realtà erano a distanza. Anzi, il vantaggio della didattica a distanza è che li devi inquadrare, cioè ti devono guardare,
ed è già una conquista, perché altrimenti si voltavano verso le slide e guardavano le diapositive su PowerPoint. Non le ho portate, ce l'avevo, ma comunque. Sto facendo una campagna di PowerPoint free, la porto avanti oramai da qualche anno, perché mi sono reso conto che, come tutti i mezzi che noi utilizziamo, come diceva Marshall McLuhan, ci finiscono per condizionare. Il medium è il messaggio. E quindi inevitabilmente ci troviamo a obbedire a PowerPoint nell'organizzazione delle nostre lezioni. Io me ne sono accorto, per cui sono il primo tentativo di emancipazione l'ho fatto su PowerPoint. Poi, sono piccole conquiste, questo è. Io mi sono accorto che appunto la didattica a distanza è uno dei problemi attuali, ma i problemi li avevamo, già le classi pollaio a scuola, avevamo un sovraffollamento nelle nostre aule, per cui no, non so se citare Galimberti quando tuonava dicendo guardate che massimo 15 ragazzi e già è dura, perché? Perché dobbiamo provvedere ad assistere la loro crescita in termini sentimentali, anche emotivi. E come puoi farlo quando ci sono 27-30 ragazzi? È proprio questione di numeri, E quindi avevamo questo problema, ne avevamo anche altri, gli edifici scolastici, la possibilità di uscire e entrare dalla scuola. Io ricordo i miei figli, prima della pandemia, andavano in una scuola in cui avevano delle finestre bellissime che affacciavano su un parco stupendo, molto verde, vengo dall'Umbria, quindi verde, vabbè. Faccio un piccolo, no, venite a trovarci. In Umbria abbiamo questi parchi bellissimi e la cosa incredibile, avevano queste finestre, non potevano aprire la finestra, non potevano andare nel parco, ma non potevano neanche alzarsi dal banco, perché durante la ricreazione. E quando io ho interrogato il docente e anche la preside dicendo scusate, mi sembra una... No, perché è successo l'anno scorso che un ragazzino correndo lungo il corridoio si è caduto, si è fatto male, hanno denunciato l'insegnante e la preside. Siamo ancora in causa. Allora abbiamo deciso che non si alza più nessuno. Io l'ho trovato meraviglioso, perché cioè, c'era proprio la finestra, come dire, vedi, potresti, ma non puoi. Cioè, c'è anche, no? Almeno nella didattica a distanza, eri lì, chiuso dentro, c'è casa tua, no? C'è un lockdown del DPCM, lì invece c'era proprio, ti piacerebbe, vorrei, non puoi. Ora, questo condizionamento molto forte faceva sì che quando tornavano a casa non si potevano tenere, erano delle molle. E io così l'ho scoperto che succedeva questo, che loro non me lo dicevano, erano euforici, non tenevano gli oggetti, che tu dici c'è un disturbo neurologico, no, non è un disturbo neurologico, è un disturbo legato al fatto che durante 5 ore loro non si sono potuti muovere dal banco. Quindi, premesso tutto questo, che cioè le difficoltà non sono legate alla pandemia, beh, la pandemia ha avuto, come è stato detto, anche dei meriti, ha tirato fuori alcune evidenze, cioè ha gridato il re è nudo, no? La prima evidenza che ha tirato fuori è una che non ci è piaciuta, infatti per fortuna stiamo ritornando alla vita di prima. Ecco, non vedo l'ora di tornare alla vita di prima, a che tutto torni come prima, e l'abbiamo chiamata resilienza, cioè la capacità di un metallo di tornare esattamente come era prima. No, meglio, no. Tranquilli, come prima, uguale. Cioè avevate una chance, no? Di deformarvi in modo tale da, no? Da dire, beh, no, tranquilli, il PNRR, le due R, mica una sola, due R, secondo me è resilienza, proprio molto resiliente. A me non piace il termine resilienza, lo confesso subito, siamo in video, vabbè, me ne assumo la responsabilità, non amo il termine resilienza, adoro il termine rivoluzione. Me ne assumo la responsabilità, io se capita qualcosa abbiamo la grande occasione di operare una rivoluzione. E già vedo qualcuno di voi che comincia a dire, beh, adesso una rivoluzione, piano, una rivoluzione...
Perché? Perché abbiamo un'idea di rivoluzione molto legata ovviamente alla, a quella francese, no? Per cui noi quando pensiamo alla rivoluzione già ci vediamo, no? Les enfants de la patrie, no? Esatto, la ghigliottina e tutto il resto, no? C'è tutto questo fermento. Quanti dobbiamo essere per fare una rivoluzione? 200.000, 400.000, una marea di persone. Poi leggi Platone e nel libro settimo della Repubblica lui parla di rivoluzione indicando la capacità dello schiavo nella caverna di rivoltarsi verso l'ingresso. Semplicemente cambiare prospettiva. È già una rivoluzione. Già questa è una rivoluzione. Cambiare punto di vista. E cambiando punto di vista, sapeste, cambia tutto. Sì, tanto scopri di essere schiavo nonostante la Wi-Fi, lo schermo a 75 pollici, la PlayStation e l'abbonamento. No, perché io durante la pandemia mi facevano sorridere quelli che dicevano e il teatro? E i teatri? Chiuderanno, eh? Chiuderanno i teatri, eh? Nessuno ci pensa ai teatri? E io ho detto, io ci pensavo anche prima al teatro. Infatti ho fatto l'abbonamento a teatro. Tu? No, io sono anni che non vado a teatro. Allora, se era per te, i teatri erano già morti. Quindi non è la pandemia, il DPCM, era già morto. I cinema chiudono? Chiudono? Beh, non so, quanti abbonamenti avevi nel 2018? Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, perché? Perché beh, è una seccatura, no? Dove andare al cinema, tutte le... quindi anche questi avrebbero chiuso per merito tuo. Quindi, no, il cinema, i teatri, cioè, a messa ci andavi, no, e quelli sono rimasti aperti, però comunque, questo, piccoli paradossi, comunque, vabbè, lì c'è un aiuto superiore, quindi... La cosa interessante è che quello di cui mi sono reso conto è che gran parte di ciò che abbiamo scoperto durante la pandemia è una cosa che tendenzialmente non ci piace ed è un rimosso costante ed è la fragilità umana. Ed è di questo che mi piacerebbe parlare, la fragilità. Pascal diceva l'essere umano è la più fragile delle canne dell'universo, tra le canne dell'universo. Prima è stato nominato le canne, ma in un altro senso. Perché Pascal parla di questo? Parla di questo perché dice, fateci caso, l'essere umano non è stato messo in condizioni neanche di proteggersi granché. Guardateli, non abbiamo grossa capacità mimetica. Dice, veleno, qualcuno sputa veleno, ma tendenzialmente non abbiamo veleno. Non abbiamo aculei, non abbiamo, insomma... ci hanno fatto malino parecchio, no? E siamo molto esposti. Ma, dice Pascal, quando l'intero universo decidesse di franarci addosso, noi non potremmo fare niente se non essere testimoni e coscienti di ciò che sta succedendo. Cioè, la capacità del pensiero è quello che rende l'uomo l'unica canna pensante. E su questa piccola, immensa capacità può edificare qualcosa, tra cui uno strumento straordinario, il linguaggio. Il linguaggio. Attraverso il linguaggio noi abbiamo reso trasmissibile l'esperienza. Abbiamo partecipato altri della nostra condizione. Abbiamo creato un gruppo, abbiamo creato società, abbiamo trasformato l'animale più vulnerabile nel più potente. Troppo. Ci ha preso un po' la mano sta cosa. E il Covid ne è un esempio. Poi c'è la guerra e poi tante altre così. Però il linguaggio è quello che ci ha reso sociali e questo renderci sociali ci ha resi molto più forti finché rimaniamo insieme, finché rimaniamo sociali, finché rimaniamo animali sociali, come diceva Aristotele, che ci ricordava che il virus più pericoloso per lui, beh, non c'era il Covid, ma il virus più pericoloso, sapete qual era? L'uomo narcisista, che è stato nominato prima, dell'iPhone, attenzione, iMac, iBook, non è U-Book, o Our Book, te l'immagini? Ho comprato l'Our Phone.
che tristezza. L'iPhone, no? E questa spinta narcisistica che sentiamo da molto tempo ha creato l'illusione che quello fico, tanto per usare un termine che i miei figli utilizzano regolarmente, ma dai, è fico, perché si è fatto da solo. Bello, no? Io dico sempre, è un tossico. Perché? E si è fatto da solo. Manco in compagnia, è anche egoista, almeno fatta in compagnia. No, si è fatto da solo. E l'uomo che non deve chiedere mai, denim. Io non voglio fare esempi che metterebbero in difficoltà l'associazione, per esempio il calcio. Voi sapete, ci sono temi in Italia che non possono essere trattati. Uno è la religione, l'altra è la politica, ma il più importante è il calcio. E io invece mi ci avventuro. C'è stata una squadra, e la dico, tremo, c'è stata una squadra che ha acquistato un fuoriclasse, non dirò quale, per vincere la Coppa dei Campioni. Ora, io mi è dispiaciuto che non l'abbia vinta, ma sono contento che non l'abbia vinta col fuoriclasse. Perché avrebbe lanciato un messaggio pericolosissimo contro cui si scagliava Aristotele. L'idea che basta acquistare un fuoriclasse per vincere, serve una squadra. Ma una squadra più complicata, fuoriclasse. Il fuoriclasse lo pago 100 milioni di euro. Poi lui va in televisione dopo non aver vinto la Coppa dei Campioni e dice ma non è che posso fare tutto da solo, eh? Ah no? Allora ridistribuiamo i tuoi soldi. Perché è importante questo? Perché il messaggio che viene dato è che è importante non dover ringraziare nessuno. L'uomo che si è fatto da solo è quello che non deve dire grazie a nessuno. È l'uomo che si dimentica di essere comunità. Ecco, per Aristotele quest'uomo è il più pericoloso virus. Perché chi entra in una comunità e crede di poter fare da solo, dice Aristotele, o è bestia o è Dio. Laddove per bestia, cioè, è preda degli istinti, niente pensiero. O è Dio, cioè è in preda a un delirio di onnipotenza. In entrambi i casi è un pericolo per se stesso, ma è soprattutto un pericolo per tutti gli altri, per la comunità a cui appartiene. Ah, e poi aggiunge, e nemmeno Dio è felice, perché è monacos, è solo. D'accordo? E quindi, per me, il Covid è stata l'occasione innanzitutto per ripensare alcune frasi epiche, tipo quella di Yoda, che ho apprezzato tantissimo, da patito di Guerre Stellari, fonte inesauribile di saggezza. Io ero solito dire ai miei figli, 15 e 13 anni, per fortuna hanno fatto uno di 5 mesi, adesso ricomincio da capo, perché non perché non sia andata bene con loro, però ho fatto tanti errori. E come genitore ogni volta che commettevo un errore sentivo la colpa su di me che si abbatteva. Peraltro molti degli errori fatti erano esattamente quelli dei miei genitori che avevo detto non commetterò mai. Esatto. E sono soddisfazioni. Perché queste sono quelle piccole soddisfazioni che ti porti a casa, no? La sera, eccetera. Ora, tra gli errori commessi ce n'è uno che ci apre all'argomento poi dell'errore. E io dicevo ai miei figli, figlio mio, vedi, l'importante non è cadere, ma è sapersi rialzare. E lo dicevo con questo tono, perché volevo che lui avesse, capito, un po' religioso, no? Cioè, lui mi guardava e diceva, vabbè, beh, mi davano ragione, insomma, prima. Adesso c'è l'adolescenza, per fortuna, non mi danno più ragione. Se potessi ripensare a quella frase, la ritratterei immediatamente e gli direi, figlio mio, se cadi, resta lì. Come resta lì? Sì, resta lì, fin tanto che non hai capito. Non avere fretta di rimetterti in piedi, non avere troppa fretta. Guardate, avete parlato del mondo degli adulti, guardate quando noi inciampiamo, no? Inciampiamo qui fuori. Camminiamo, state bene, inciampate, cadete. Qual è la prima preoccupazione? Ci mi sono fatto male? No. Oh, grazie. Mi ha visto nessuno? Vedi la gente che si rialza nonostante il sangue, si guarda intorno e dice,
sì, mi è capitato con una signora che è caduta, si è fatta veramente male perché era vicino ad una pianta, si è tagliata, si è ritirata su il sangue, cioè ha fatto così, non era, era sporco di sangue, ho detto signora si è fatta male, no, ed è andata via soppicando. E più gli dicevo, signora, guardi, si siede, ah no, sono fatta niente. Obiettivo numero uno, che nessuno ti veda quando cadi. E la cosa importante è farsi vedere sempre in piedi. Addirittura qualcuno diceva l'importante è cadere in piedi, che equivale a non cadere. Giusto? E dico, ideona, anche con i bambini piccoli, la prima preoccupazione che abbiamo quando i bambini cadono, si fanno male, è non ti sei fatto niente! Vedi, sti bambini che dicono, ma anche no, io mi sono fatto, t'assicuro, se tu fossi al posto mio, ricordo mio figlio che mi diceva, ma papà, io c'ho, è il sangue, dovrebbe stare dentro, è fuori, questo già non va bene. Ma vabbè, ma non è niente, su, guarda di là, ma dove devo guardare? Dice, guarda su, dai forza, li togliamo il più rapidamente possibile dal sentimento della frustrazione, dal sentimento del dolore, dell'idea che mi sono fatto male, oddio che mi sta succedendo, stacci un po', stai là, dice, ma lo lasci lì? Sì, sto diventando cinico, no, sto diventando... Sto pensando al loro futuro, anzi ancora di più al loro presente. Perché? Perché l'occasione straordinaria dell'errore è un'occasione d'apprendimento. L'errore è un'occasione d'apprendimento. Gli orientali dicono, già che sei caduto, raccogli qualcosa. Ma sì, certo, raccogli qualcosa, l'esperienza. Hai fatto esperienza, sei caduto, cerca di capire perché... Maledetta domanda, tipica dei bambini peraltro, gioco dei perché, vigliacchi. Papà, perché esistono gli alberi? Non so, ce l'ho trovati. Fotosintesi clorofilliana, 4 anni. Che ha detto papà? La fotosintesi, o scambiano l'anidride carbonica con l'ossigeno. Sapete perché i bambini fanno il gioco dei perché? Perché cercano di rimettere ordine al caos. Una tendenza che abbiamo innata di fronte al caos che ci circonda, tendiamo a rimettere ordine e lo facciamo attraverso alcune categorie che abbiamo le più rapide e uno di queste è il principio di causa-effetto. Perché? Perché è successo questo? Perché? Perché? Allora, se sei caduto, raccogli qualcosa prima di preoccuparti di rimetterti in piedi, perché la fretta nel rimetterti in piedi rischia di farti mancare l'apprendimento. E se errare è umano, perseverare è diabolico. Ed è interessante che siamo qui oggi, nella casa della memoria. E c'è una contemporaneità scandalosa in quello che vediamo rappresentato. Ancora, un'altra volta, di nuovo, come se la storia ci stesse a dire, la vuoi imparare questa lezione? Perché tutte le lezioni che non impari, io te le ripresento. Magari alzando anche un pochino il livello. Perché, capito? Come se cocciuti. Refrattari. Come sono? Resilienti. Mi ritornano esattamente al punto di prima. E anche oggi, di fronte alla lettura frettolosa che diamo degli eventi, piuttosto che rimanere seduti a chiederci come è stato possibile, scappiamo ancora una volta. Abbiamo bisogno di identificare il pazzo di turno. Seconda guerra mondiale. Un pazzo niente male. Come si chiamava? Adolf Hitler. Giusto? Ma tutto il re era matto lui, ok? Abbiamo fatto più di una diagnosi, è conclamato. Ora, a me è sempre incuriosito come un'intera nazione gli sia andata dietro, piuttosto che la follia del singolo. Ma sembra che una domanda del genere si va, adesso ti vai a complicare la vita. Era matto lui. Quindi, matto lui, abbiamo una nuova guerra, serve un nuovo matto. Ce l'abbiamo? Sì, Putin. È pazzo. Fatto. Ma di tutto il resto,
cosa ne rimane? Lo capite che stiamo mancando l'ennesima occasione? Quando prima la professoressa diceva, e l'ho sentito, che la retorica del nemico era già cominciata nel linguaggio di Trump e il virus cinese, l'ideale di identificare questo nemico, abbiamo bisogno di nemici per scappare da questa maledetta consapevolezza della responsabilità individuale, il virus cinese, ce l'avevamo coi cinesi, è fenomenale. Terapie con i cinesi per il virus? Sì, sì, perché tanto partono sempre da lì. Ci sarà un motivo, no? Gente che mangia i topi. Ma dai! Noi invece, capito? Noi siamo la civiltà, loro sono i barbari. Ancora là? Sì, stiamo fermi là. Non si muove niente. Perché abbiamo troppa fretta di rimetterci in piedi. Troppa fretta di tornare alla vita di prima. Troppa fretta di ritornare in salute. Ma guardate, quando ci capita una malattia, io sono 20 anni che mi dedico alla formazione in ambito sanitario, e quello che ho potuto constatare è che una delle tante frette che abbiamo è anche quella del paziente che vuole essere restituito rapidamente ad integrità. E valuta il medico in base alla sua capacità di rimetterlo in sesto nel più breve tempo possibile. Nascono movimenti che si chiamano slow medicine, la medicina lenta, per cercare di porre un argine a questa deriva, che non è solo delle aziende sanitarie, con i DRG e via dicendo. No, no, è anche una manipolazione del paziente, che se io ho il mal di testa, no? C'ho il mal di testa, dottore, c'ho il mal di testa. Dunque, che cosa ha mangiato? Che c'entra? Beh, mi parli di quello che ha mangiato. Dottore, ascolti, quello che ho mangiato glielo dico un'altra volta. Mi dà sto cachè, sì o no? Ma le sto facendo un'anamnesi. Anamnesi la fa sua sorella. A me, mi dia un cachè e mi mandi a casa, perché io voglio essere rimesso in condizioni il più velocemente possibile. E invece no. E invece quando c'è una deviazione, l'ideale sarebbe inizia a guardare il panorama. Comincia a guardare, invece che stramaledire l'ANAS e tutto il resto per la deviazione, inizia a guardare che tipo di panorama ti viene proposto, perché magari ci accorgeremmo che una delle grandi, sapete, a me capita di dire, dice tu sei filosofo, no, io sono un apprendista filosofo e spero di rimanerlo tutta la vita, perché ho imparato una cosa, ad arrampicarmi sulle spalle dei giganti. Questo sì, lo so fare. Mi arrampico sulle spalle di Nietzsche, Hegel, Aristotele, Platone, e da lì guardo un panorama. E con il tempo ho imparato a portare alcune persone a quella visione. Ma il merito non è mio, è loro. Resta il loro. E quello che ho imparato è che un certo Karl Popper, filosofo della scienza, ci aveva detto ben prima delle evidenze del Covid che la scienza non è in grado di produrre verità, ma solo fragili certezze. Solo che questa voce su queste spalle non siamo saliti. Abbiamo preferito credere nell'illusione delle mirabolanti conquiste tecnologiche, della chirurgia microinvasiva, della robotica. Avete idea di che cosa siamo capaci di fare? Sì, siamo capaci di tutto questo, poi arriva un virus microscopico e ti riporta a un'evidenza unica. Ve li ricordate i grafici? Quanto mi piacciono i grafici? Io li adoro. I grafici, li facevano vedere, i grafici. Il grafico di come sarebbe andata la curva. La prima ondata, ve la ricordate come andava la curva? Allora, a parte prima della prima ondata, qualcuno disse, profetizzò, il Covid in Italia non arriverà mai. E direi che ci ha quasi azzeccato, no? Tranquilli. Qualcuno ha detto, ma no, sicuro, io non mi sarei mai sbilanciato. Avrei detto, ma credo, chissà, ma
I grafici che ci facevano matematici, le proiezioni matematiche, le tendenze, le cose, per cui guardate, da qui a, adesso arriva il picco, arriva il picco, quando arriva, dopodomani, tra 10 giorni, quando arriva sto picco? Non arriva mai sto picco. Ma il grafico, vabbè, lo spostiamo un po' più là il grafico, no? Facciamo sta curva. E vedevi sta gente che continuava ad alzare sta curva e dicevi, ma fino a ieri la curva, ma è matematica! Santi Dio, è matematica, 1 più 1 fa 2, non nella scienza. Come non nella scienza? No. No, perché se voi andate a parlare con un matematico puro, vi dirà che 1 più 1 non ha mai fatto 2. Lo sentite l'horror va qui? Senti l'horror va qui? È lo stesso che hanno sentito quando uno, Giordano Bruno, tra gli altri, che diceva, guardate, secondo me non è che proprio la Terra che sta ferma, il Sole... Che hai detto, Giordanino? Fatti, date a Campo dei Fiori e vedete che fine ha fatto, no? L'altro, quello che è venuto dopo, gli hanno detto, ascolta, Galileo, hai visto Giordano? Che fine ha fatto? Tu insisti su sta storia? No, scherzavo, ho esagerato, ma perché tanta paura? Ma perché se non sei più il centro dell'universo, comincia la paura. Sentire la fragilità umana significa sentire la fragilità dei nostri modelli. Diciamo, è una crisi terribile questa. Sapete perché? Perché non è una crisi solo delle cose, è una crisi dei modelli interpretativi. Sono andati in crisi i modelli interpretativi. E questo è il guaio. Cioè, noi non abbiamo più modelli interpretativi che funzionano per una... cioè, la crisi nella crisi. Come state? Malino, eh? Ecco, Karl Popper diceva... Io ho pochi rimpianti, ma uno ce l'ho. Essere arrivato alla fine della mia vita e non aver mai fondato una scuola che glorificasse l'errore. Io l'ho detta ai miei figli, li ho visti felici. Mi hanno detto, che significa papà glorificare che tutti possiamo sbagliare. Oh, fantastico, allora non ti arrabbi più se io sbaglio. E io ho spiegato di no. La prima volta. Insieme creiamo l'apprendimento, lo condividiamo, e quello che mi aspetto è che tu non lo commetta più lo stesso errore. Errori diversi, sì, ma lo stesso mai. Ed aggiungeva Popper, bisognerebbe fare grande attenzione a insegnare la matematica ai bambini, perché in qualche modo si passa l'idea che ci sia un metodo per certificare la verità. E non è così. Non è così. Ricordo durante la pandemia la frase del presidente di Confindustria, che ad un certo punto, urtato dai grafici che non tornavano, disse: basta, gli scienziati ci devono dire la verità. E mi ha aperto la mente su un modello mentale che abbiamo, che chi ti può dire la verità, cioè chi sono i nuovi sacerdoti? Gli scienziati. Il paziente non va dal parroco a dire, monsignore, mi scusi, quanto mi resta da vivere? Va dal medico a chiedere quanto gli resta da vivere. È interessante, perché tecnicamente, se ci credi, lui è più vicino a chi stacca la spina rispetto allo scienziato. Lo scienziato si basa su calcoli, ma su calcoli probabilistici. Ma quante volte lo scienziato, o in questo caso il medico, è disposto a dire al paziente, non lo so, posso dirle una linea di tendenza, ma non so, lei con la sua storia, le sue caratteristiche, non lo so. A Tiziano Terzani avevano detto che aveva 6 mesi, hanno sbagliato di 6 anni. Ti organizzi diverso. Non è che dice, ha fatto un errore, se può sbagliare 6 mesi, 8 mesi, alla fine ha sbagliato di 6 anni. Ma
non aveva previsto la variabile che se ne sarebbe andato in India, dove lo curavano con un elefante dentro l'ospedale. Quante variabili ci sono nella nostra vita? Infinite variabili. Questo la scienza lo deve sapere e lo deve divulgare. Deve spiegare alle persone che vi faranno leggere le costanti, perché ci piacciono molto le costanti. Si vendono bene le costanti, ma il problema è che esistono una marea di variabili. E quando noi creiamo un metodo, qualunque esso sia, è un riduttore di complessità. Ma la complessità resta. Perché? Perché dobbiamo tagliare le cose, anche a volte con l'accetta. E allora, mai come la scienza è vicina all'errore, è fatta di errori, consta di errori, ma errori da cui ha appreso. E Popper diceva, ogni volta che qualcuno commette un errore, offre la testimonianza che sta provando una strada diversa. Pensateci, come fai a sapere che qualcuno sta tentando una strada diversa? Sbaglia. E si rifai sempre le stesse strade. Quella è la testimonianza che sta provando un nuovo percorso. E allora mi viene in mente, per concludere, la favola di Pinocchio. Come me l'hanno presentata a me, non so a voi, a me me l'hanno presentata con questo pezzo di legno che commette una serie di errori. Giusto? Si mette troppo vicino al fuoco, gli prendono fuoco i piedi, va insieme a Lucignolo, va dentro a balena, cioè un deficiente, no? Un bambino proprio che una cosa dovevi fare nella vita, dare retta a quello che ti diceva o Geppetto, in alternativa la fata turchina, fai quello che ti dice l'autorità e non correrai rischi, giusto? Io almeno l'ho capita così ed ero lì, guardate, da piccolo che dicevo, Pinocchio, prego, ragiona, non è difficile e fai quello che ti si dice, no? Poi ci ho riflettuto e mi è venuta un'idea, io ve la propongo. Non ho detto che sia quella giusta, ma ho riletto quella storia alla luce di quello che vi ho detto, cioè alla luce degli studi di Popper e altri. E mi sono immaginato che in fondo quello che veramente voleva dire con quella favola era che quel pezzo di legno, proprio attraverso quegli errori mai uguali, si stava conquistando il suo diritto di essere uomo, di diventare bambino. Ed eccolo il premio finale, l'umanità. Considerate se questo è un uomo che muore per un sì o per un no. L'umanità è in quella capacità di sbagliare e in quella capacità di apprendere dall'errore che è stato commesso. Non nel suo perseverare. E a volte per combattere l'errore abbiamo finito per perseverare. Il trucco è insegnare la storia, le favole, in un modo diverso. E chissà che non ci siano più bambini che non saranno da adulti burattini. Grazie. I microfoni non funzionano più, quindi parliamo così bene. grazie dottor Donti. Insomma, ci ha anche fatto sorridere, quindi abbiamo avuto un'escalation in questi tre incontri. Siamo partiti con la professoressa Volpato che ha fatto un inquadramento più accademico, ma fondamentale e necessario, in cui appunto abbiamo approfondito i temi della deumanizzazione, della oggettivazione, poi il dottor Pagnico col suo punto di vista psicoanalitico e poi lei appunto con questo finale anche un po' diverso. Non so se ci sono dei commenti o delle domande, delle curiosità. Certo, prego. Intanto per ringraziare tantissimo il professore perché oltre ci ha fatto divertire però delle cose veramente interessanti, ma c'erano due cose che mi incuriosivano. La prima è un mezzo commento, la seconda è una domanda.
mezzo commento che io prima ho anche parlato di morte, varie eventuali, e con quest'ultimo affondo su Pinocchio, di fatto la morte, se uno la vede in maniera, mi permetto di dire, sbagliata, la vede come un errore del sistema, no? E invece è la fine, io uso dire, dato che sono lacaniano, questo difetto, che è la fine che determina l'inizio, e mi rifaccio spesso non all'esempio di Pinocchio, ma quello di Highlander, l'ultimo immortale, che immagino che tutti abbiano visto. Cioè, io sì, lo confesso. Lui non può morire, fa una vita di merda, non può amare, no? E la ricompensa è la morte. Se vi ricordate, quando lui rimane l'ultimo immortale, la ricompensa è che finalmente diventa mortale. E a quel punto può amare, può entrare in relazione con l'altro. Quindi faceva venire in mente questa cosa. E invece la domanda che un po' così mi incuriosisce, io ho conosciuto, che, no, non di persona evidentemente, però un car popper detratto da psicanalisi, perché non falsificabile. Ma quello che lei diceva di una scuola dell'errore è la psicanalisi. Punto di domanda. Sembrava un punto esclamativo, però... Parto dalla domanda, però aggiungo un commento al commento. Popper, glorificando l'errore, non era scevro da errori. Quindi, ho risposto? Quindi, anche nel definire la psicanalisi non capace di sbagliare, probabilmente ha commesso un errore, perché proprio questa è l'affermazione che si potrebbe contrapporre. Per quanto riguarda il commento, io rispondo con un altro film, che non è Highlander, a proposito del Mae Troy, quello, no? Che è una rielaborazione hollywoodiana spinta, però c'è un passaggio, e anche nel, bisogna adattarsi a guardare anche in mezzo a queste pellicole edulcorate, c'è un passaggio bellissimo, di cui non c'è traccia peraltro nella versione originale dell'Iliade, dove c'è Achille che nota, Achille, il semidio, avete presente? Brad Pitt, lo dico per le signore in sala, non è che, ecco, peraltro azzeccatissima come immagine, la bellezza, no, eccetera, biondo, eccetera. E Briseide, dopo che lui l'ha sequestrata, lo guarda. Lui nota questo sguardo e dice, conosco quello sguardo. È il tipico sguardo che voi avete, voi mortali, avete su noi divinità. È lo sguardo carico di invidia, perché voi pensate che noi siamo più felici perché non possiamo morire. Ci invidiate l'immortalità. Quello che non sapete è che ognuno degli dei che ho conosciuto invidia voi perché potete farlo. Perché il sapore della vita è mille volte più esaltato per un condannato a morte. Non volevo, cioè no, nel senso, ho detto sta cosa, è rimasto il silenzio. Voglio mettere gli angeli di Mendes. Ah certo. Io ho citato più, vabbè. No, no, è giusto, no, è nel mondo. Però ha rialzato l'asticella, io ero andato su. No, ma è giusto, anche quello è più divertente. Sì, sì. Vabbè, anche quello. Anche quello. E quello non guasta. E quindi, e quindi, visto che sono le 17:37 e siamo andati, diciamo, anche oltre i nostri tempi, e abbiamo parlato, dibattuto, discusso, approfondito, io chiuderei qui questo incontro, ovviamente ringraziando tutti voi, ringraziando i nostri relatori che sono stati veramente super disponibili e molto... insomma, illuminanti nelle loro relazioni, nei loro interventi, e vi do appuntamento ai prossimi incontri della nostra scuola di cultura politica e quindi del mondo nuovo.